Siamo in collegamento con Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Ben trovato sindaco, grazie per essere collegato con noi. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Allora sindaco, questo Natale è il Natale della rinascita, perché si torna a festeggiare e a celebrarlo dopo 2 anni di pandemia? Anche l'anno scorso, sebbene erano minori, ma comunque esistevano delle restrizioni, quindi è tanta la voglia di ritrovarsi, di stare insieme, e anche l'amministrazione comunale ha messo in piedi una serie di eventi che tanto successo stanno avendo. Io faccio un preambolo subito ringraziando la città metropolitana per averci dato la possibilità di fare un cartellone importante quest'anno. Noi abbiamo avuto l'opportunità di invitare diversi artisti e diversi gruppi artistici sul nostro territorio affinché Somma Vesuviana diventasse un polo d'attrazione. Abbiamo organizzato dei mercatini natalizi al Castello d'Alagno, il famoso castello di Totò, dove Totò ha vissuto per alcuni anni lì, e soprattutto abbiamo cercato di trasmettere ai nostri figli, ai nostri, diciamo, concittadini, la volontà dell'amministrazione di rimanere a Somma Vesuviana, che è fondamentale, perché poi le piccole botteghe, i nostri negozi vivono di questo, e quindi è importante che questo lavoro sia fatto affinché i nostri concittadini restino a Somma Vesuviana. Questo è il ragionamento. E partendo da questo ragionamento abbiamo implementato una serie di iniziative che ci hanno dato una bella visibilità, nel senso che insieme alle chiese abbiamo rimesso in piedi quella famosa organizzazione, l'oratorio, la giusta sinergia tra chiesa, i parroci del territorio e il comune. Abbiamo fatto in modo che i nostri bambini stiano all'interno dei conventi, all'interno degli oratori, e vivano una giornata, una mezza giornata, a giocare, a divertirsi sotto la supervisione dei parroci, che saluto con affetto, ma soprattutto con l'aiuto di belle organizzazioni che animano la giornata di questi bambini. Certo, abbiamo anche Somma Vesuviana ha tanti posti, cioè, Somma Vesuviana ha tanti luoghi molto belli ma poco conosciuti. Sì. Talvolta bisogna anche prendere conoscenza e visione di questi luoghi, quindi con iniziative di questo tipo si può portare avanti anche un discorso di programmazione turistica in zone che normalmente non vivono di turismo. Assolutamente sì, perché poi Somma Vesuviana è in un circuito secondario del turismo regionale, però attraverso il polo turistico che abbiamo creato in sinergia con diversi sindaci del territorio abbiamo cercato di portare le nostre idee affinché si facesse un ulteriore spazio a delle realtà importanti. Parlo della nostra Villa Augustea, parlo della chiesa dei Frati Francescani, che è antichissima, dove c'è una chiesa sotterranea che è stata riaperta al pubblico. Lì è stata fatta una mostra di pittura, lì l'8 gennaio ci sarà una vendita di quadri affinché degli affreschi vengano rimessi allo stato originario. C'è un lavoro importante affinché Somma Vesuviana rientri in un canale di turismo non di seconda classe, perché poi la montagna, il Monte Somma è molto bello, c'è un santuario antichissimo là sopra, ci sono tante cose da vedere su Somma Vesuviana, e noi cerchiamo con questi eventi, che purtroppo, ahimè, per mancanza di fondi, per mancanza di soprattutto anche di lungimiranza anche politica, no, nel tempo sono stati messi e relegati in una fase di stallo. Noi stiamo cercando di lavorare affinché Somma Vesuviana diventi un po' l'attrattivo del turismo regionale. Prima di salutarci, ci dica qual è l'evento clou di questo Natale. Beh, c'è un evento importante, il 26 ci sarà il teatro, alcuni membri del Teatro San Carlo che alla Chiesa di San Domenico faranno uno spettacolo, un qualcosa di veramente magico, e soprattutto anche dal clima natalizio. E poi probabilmente ci sarà per la Befana un'attrazione, un cantante di richiamo per chiudere, diciamo, le feste natalizie.
Allora, Sindaco, noi le auguriamo innanzitutto buon Natale a lei e a tutta la città che amministra. Intanto complimenti e buon lavoro. Grazie a lei, buon Natale a lei, alla sua famiglia e a tutto lo staff di Televomero. Grazie. Grazie, Sindaco.